Buongiorno a tutti e benvenuti alla Ria Pietralata. Questo è un piccolo spazio di approfondimento sull'attualità, sulle notizie piccantine, sulle notizie un po' più curiose, ma anche sulle grandi notizie internazionali. Ovviamente non sono da sola. Lei è la vincitrice di 4 Telegatti, tutti vinti nell'ultima edizione dei Telegatti, tutti come migliore attrice protagonista, Rachele De Niro. Ciao, ciao! Lei ha quasi vinto un Oscar come miglior regista, ma quell'anno per un pelo è stata battuta da Roberto Benigni. Parafina Smeraldo. Ciao. Grazie, caffè? Ma volentierissimo, sì. Grazie. Come scotta. Iniziamo subito e lo voglio chiedere proprio a te, Rachele. Sono tutta orecchie. In questo agosto così caldo, cosa mangiare per rimanere leggeri ma nutrirsi e non farsi mancare la vitamina, ecco? Guarda, come mia nonna mi ha sempre insegnato, del buon fritto, soprattutto a pranzo, è la soluzione. Misto. Misto, certo. Carne, pesce, trote. Perfina, triglie o verdure sotto vetro? Basta che siano pesci. Perché fisci? Parliamo di oroscopo. Perfina, tu che segno sei? Cancro. Il vostro talismano è lo smeraldo, ma dici un po', da grande esperta, astrologa, come sarà questo agosto per il cancro proprio? Di merda. L'accessorio dell'estate, secondo me è il fucile. Nella mia pochette non manca mai un fucile. Un fucile. Ora, la notizia un po' fricchettina e la notizia un po' triste, una piaga. Quell'animale il cui nome è dovuto alle caratteristiche strature, una piaga. Stiamo parlando della zanzara tigre, una piaga. 3 rimedi naturali per combattere le punture di zanzara tigre. Allora, le sigarette, un buon fondotinta di MAC, però deve essere di MAC, altrimenti... Altrimenti ti pongono il doppio. Un bagno di luna, direi. Secondo me quello può funzionare. Allora, diamo un paio di giudizi. Io inizierei da quest'outfit di croce al Pride. Non molto estivo. No, però devo dire che secondo me è proprio il trend di questo momento. O sbaglio? Incommentabile, stupendo. Stupenda, vero? Sì, sì. Animalier. Ma non c'erano dei biscottini in giro? Ma certo. Oh, che meraviglia. Come hai vissuto, fino a tu, l'uragano Katrina? Ma con ansia. I capelli. Tutto un disordine. Tutto rovinato. Tutto un disordine. Tutto da capo, no. Le tette da Wish, tutto da capo. Come hai vissuto, insomma, questo caldo torrido alternato a nevicate copiose? Guarda, l'importante è che tu abbia il tuo ombrellino rosa e non ti frega, e non ti frega. Vai avanti con tutte le intemperie di questo mondo. Fine, raccontaci un po' cosa indossi, di chi l'ha disegnato, insomma, dici un po'. Partiamo dai tacchi. Anche loro vengono da Wish. 19,90 euro. Come prese di spedizione? Vabbè, sì, certo. E questo è un affare. Ah, vabbè, le tette di Wish pure, vabbè, ovvio. Pagate 23 euro. 23? Rachele, invece tu? Cosa ci indossi? Questa qua è una tovaglia di mia madre. Ma invece questo orecchino gioiello? Questo è un orecchino gioiello, è un orecchino che è un gioiello. Se volete sapere chi disegna per me, è sempre lei, si chiama Miuccia e lavora al Carrefour. Ma ecco il momento in cui anche voi ascoltatrici care da casa potete fare ai nostri ospiti le vostre domande. Abbiamo giusto una telefonata in linea. Pronto? Tanta! Sì, pronto! Pronto, mi senti? Sì! Anne vada, Iunada! Rachele? Rachele è mia sorella! Rachele? Rachele? Ciro! Ciro! È in ospedale, Ciro! Sta morendo! Ma io non conosco nessuno! Ciro! Rachele non conosce nessun Ciro. Non ho mai conosciuto nessun Ciro. E tu, Parafina, ti hai conosciuto un Ciro? Mai. Quali sono i nomi di persona di cui non avete mai conosciuto persone che avessero quel nome? Daniele, tra l'altro, è un nome cattolico, San Daniele, ricordiamo, Santo Maiale. A questo punto siamo
un po' in numismatica e quindi il nome che darete al vostro primogenito, Rachele. Pensavo a secondo. E se è femmina, seconda. E il quiz del giorno con le nostre ospiti, che ricordiamo potrebbero vincere 4 bufalotti. Non ha né ali né piedi, ma appena nasce scappa via. Di cosa si tratta? Lo stronzo. E notaio, la diamo buona? Va bene. E 4 bufalotti, ci siamo sono messi miei in saccoccia. Paraffina per te, la risposta è Roma. Qual è la celebre città europea? Ci tengo a precisarlo, ricca di fascino e storia, il cui nome, letto al contrario, esprime un sentimento. Manfredonia. Salutiamo tutti gli amici che ci sentono da casa, che sono di Manfredonia. Ciao! Ciao Manfredoni. Ma cosa dite, facciamo un brindisi alla salute nostra? Ma mi sembra un'ottima idea, tutte le donne, certo. No? A noi cinque, allora, ragazze, cin. Un consiglio, anzi cinque, tre. Il numero che vuoi di consigli di per la mia manicure, pedicure? Manicure, pedicure. Allora, guarda, io di solito me la faccio fare dai gatti. Vedi? Sì, guarda sì. Come la fanno bene. Sì, li metto lì, gli spalmo un po' di merda sulle unghie e loro se la leccano tutta e puliscono come si deve e andata. Chilometro zero. Siamo tranquilli. Bene, per questa puntata di L'aria che trape è tutto. Ringrazio Paraffina Smeraldo. Ringrazio Rachele De Niro. Ma siamo noi a ringraziare te, è sempre un piacere essere due ospiti. Sempre. Beh, ecco, per vedere le prossime puntate, a parte dover aspettare il tempo futuro, potete suonare la solita campanella, commentare, condividere, mettere mi piace, seguire sui social. O anche no, o anche mettere cioè, non mi piace. Non mi piace, perché noi siamo per un giudizio giusto, sincero. Giusto. Beh, grazie a tutti. Buona giornata e buona fine inizio settimana. Ciao! Ciao!